Beh, innanzitutto mi chiamo Federico Levi, vengo da Milano, ho 27 anni al momento. La mia carriera di studi, diciamo, è crollata purtroppo dopo aver cominciato l'università. Ho finito il liceo scientifico, ovviamente il diploma non basta come si dice, per trovare un lavoro, non è specializzante o così. Quindi una volta arrivato all'università ho proprio la voglia di studiare è fallita, purtroppo. Ho cercato lavoro, ho trovato lavoro anche, lavoro sia part-time sia come si può dire full-time, però per un mese soltanto, eccetera. E una volta arrivato ai 25 anni mi sono proprio svegliato vecchio, diciamo, mi piace usare questa espressione. In Italia, vabbè, innanzitutto il lavoro è proprio basilare per uno studente che vuole ci vuole un po' di soldi, quindi call center. Quindi non lo so, 6 ore di lavoro per fare l'inventario alla Coin in centro a Milano. E questo l'ho fatto 2 o 3 volte anche. E poi ho il lavoro che mi è piaciuto di più anche, è stato lavorare per un CAF privato, facevo proprio l'omino del 730, diciamo, e proprio perché mi piace andare a incontrare la gente, eccetera, mi è proprio piaciuto l'approccio, come si può dire, tra, non so se, tra il contribuente, ecco come si chiama, contribuente che viene a me, si parla, intanto si lavora, eccetera, mi è proprio piaciuto. Questo l'ho fatto per 2 anni di seguito e purtroppo 7:30 si fa solo in 2 mesi e mezzo, mi sembra, in questo periodo di tempo, quindi dopo di quello c'era l'estate, si poteva godere l'estate con un po' di soldini in tasca, ma comunque poi arriva anche il tempo di trovare un altro lavoro che non c'era. Però sì, questo tipo di lavoro ho trovato, quindi purtroppo con una data di scadenza. Ho cominciato a pensare al mio futuro, al fatto che avevo anche una ragazza, volevo costruire qualcosa, però non trovando lavoro tra i 21 e i 25 anni, bene o male, un lavoro continuativo che mi potesse dare una base per il futuro, eccetera. Non ho proprio trovato altre ragioni per rimanere in Italia. Poi ho avuto questa fortuna sfortuna di avere mio padre che si è trasferito qua per ragioni di lavoro, quindi ho preso la palla al balzo e siccome già conoscevo Tallinn, siccome non sarei stato, non era un salto nel buio così proprio, come non so, andare nel mezzo dell'Africa così senza riconoscere nessuno, ho proprio fatto le valigie e sono venuto su. E così adesso sono 2 anni che mi trovo qua e così è. Mio padre si è trasferito nell'ottobre del 2003, quindi siamo venuti su con mia madre e mio fratello a trovarlo. La prima volta a Tallinn è stata nell'estate del 2004. Mio padre si è trasferito nell'ottobre del 2003, quindi siamo venuti su con mia madre e mio fratello a trovarlo. E siamo rimasti 3 settimane ed è stato, come si può dire, innanzitutto la prima cosa veramente che si nota ed è veramente buffa, per me di Milano perlomeno, è trovare l'aeroporto a 5 minuti dal centro della città. Proprio siamo scesi dall'aereo e 20 minuti dopo eravamo già a casa. È stato veramente buffissimo. Per quanto riguarda la città, non ho molti ricordi, cioè, specifici. Tipo, non saprei dire, ah sì, qua una volta c'era questo palazzo o c'erano solo 2 casette, adesso c'è il grattacielo. Sì, per il resto l'Italia. Diciamo che non posso dire che mi manca perché non posso fare un vero paragone. Qua sono venuto su trovando un lavoro, cioè avendo un lavoro, ho comunque mio padre che cioè anche se comunque è venuto su rimane sempre parte della famiglia, quindi non c'è astio,
del fatto che sia venuto su, eccetera, eccetera. E quindi non posso appunto fare un paragone tra la mia situazione che era in Italia di disoccupato o uno che cerca lavoro o che trova lavoro a breve termine, diciamo, e qua che sono venuto su e sto imparando molto, sto imparando a gestire pian pianino l'azienda. Ovviamente siamo più di uno, ci aiutiamo l'un l'altro, però comunque da prima che avrei saputo fare poco e niente in questo campo ovviamente, adesso mi sento di poter gestire, se due miei colleghi vanno in vacanza allo stesso periodo, di poter gestire la situazione. Quindi diciamo che sono molto felice e un pochino fiero di me stesso di aver fatto questo salto, questo lungo passo, diciamo, e di non sentire una forte mancanza verso l'Italia. E quindi niente, il mio lavoro innanzitutto, la mia azienda è maggiormente nel campo dell'immobiliare. Abbiamo nel, diciamo, il core business, è la gestione di appartamenti nella Old Town, nella città vecchia di Tallinn, e li affittiamo dai proprietari di casa e poi li subaffittiamo a turisti o studenti in Erasmus o chiunque voglia e possa permettersi, o comunque un alloggio in Old Town, perché ha i suoi prezzi ovviamente. E la mia giornata lavorativa è abbastanza semplice in realtà. Vengo in ufficio, si legge le mail, eccetera, eccetera. Poi nel caso sia arriva un cliente, quello che faccio appunto è andare per esempio nel Raikoja Plaza, nella piazza del municipio, dove gestiamo tre appartamenti, e lo si incontra, gli si mostra l'appartamento, gli si dicono due o tre, non so, trucchi, non so se la luce del bagno o la se c'è il, non so, un blackout nella casa dove è il quadro elettrico, eccetera. E poi niente, amici come prima, e ci si saluta. Però diciamo la giornata, tipo, esatto, a parte queste due o tre cosette, è abbastanza semplice. Si sta in ufficio, si controllano magari i prezzi dei concorrenti, ci fa quella poca concorrenza che ci si può fare in una cittadina così piccola. A me piacerebbe in futuro comunque gestire qualcosa di mio, quindi quello che sto facendo qua, che mi sta facendo crescere, che mi sta spronando comunque a imparare, è proprio questo: voler in futuro poter gestire o avere comunque l'esperienza di poter essere o avere, non lo so, poter essere comunque, diciamo, ai piani alti di questa o quell'altra azienda che verrà nel futuro. Di poter avere l'esperienza di risolvere situazioni, non so, spinose o non lo so, di poter gestire qualcosa, ecco, comprendendo tutto quello che ne può derivare. Si poteva definire già una città costruita nel verde, proprio i parchi erano e sono ovunque, e la vita è molto più tranquilla, anche perché comunque sono 450.000 persone, quindi la metà di Milano, anzi un terzo di Milano, quindi situazioni come traffico, trovare parcheggio, come si può dire, il caos, cioè la percezione del caos non c'è, quindi sì, la tranquillità è proprio nelle piccole cose, ma poi sommata ti fa impressione, ecco. E quindi niente, diciamo che ho un'esperienza abbastanza fortunata qua in Estonia, non posso dire di essere deluso o sentirmi lontano dall'Italia. È vero che non è molto freddo, ieri ho proprio notato che alle 8 di sera è già buio, ma buio buio,
mentre un mese fa invece era già, cioè, il buio, buio arrivava verso le 9:30-10, che comunque è una sensazione per la gente che è del sud dell'Europa, qua nel nord è una sensazione, io credo, molto bella di avere luce in mezzo all'estate, avere luce fino alle 10:30, alle 11, si può quasi ancora leggere i quartieri. Però vabbè sì, l'inverno è lungo, è un po' deprimente se non si ha molte, non so, se uno si trasferisce adesso lo può trovare deprimente secondo me, perché appunto non conoscendo persone, uscendo fa un po' freddo, diciamo che ci si chiude un po' in casa e questo è uno dei minus, è uno degli svantaggi del clima ovviamente. Ovviamente non si può pensare di arrivare qua e trovare, non so, le spiagge di Sharm el-Sheikh. Un altro aspetto un po' negativo che io posso dire, per esempio, è un po' la chiusura mentale, diciamo, dell'estone, perché comunque l'Estonia, cioè, vedendola dagli occhi italiani si può dire che sia un villaggio, quindi è mentalità un po' più da villaggio. Poi in realtà con gli anni qua hanno sviluppato tantissimo internet, molto più che in Italia. Come si può dire, vedono moltissime cose, tramite internet appunto si possono collegare in tutto il mondo su vari siti, quindi ovviamente si è un po' aperta la percezione dello straniero, la percezione come si può dire, anche dell'italiano, no? Non è più l'italiano Latin lover che viene qua in Estonia, ruba le donne, come diciamo noi, magari degli immigrati che vengono qua, rubano il lavoro, così, no? E quindi vabbè, si sono aperti molto, però ovviamente arrivando nel 2004 la prima volta, a soli 10 anni più o meno da 13 anni dalla caduta dell'Unione Sovietica, il pensiero era molto, molto chiuso, era lo straniero è stato il russo per quanti decenni, 6 decenni, quasi un secolo se non si vuole contare cosa sono stati 20 anni di libertà tra le due guerre mondiali. Quindi sono aspetti, sì, negativi che però alla fine cioè, si trovano gli stessi in Italia, si trovano gli stessi in qualunque parte del mondo, immagino. Quindi adesso stando qua posso dire che da aspetti negativi si sono trasformati abitudini quasi, se uno è un po' più chiuso viene a me, ah sì, il solito italiano, sì, il solito italiano, va bene. A me non dispiace essere italiano, anzi, nonostante se ne dica tanto, o nonostante mi possa lamentare io della situazione in Italia, però sono comunque un fiero italiano, sono contento delle mie origini, ecco. Sì, beh, ovviamente da italiano il calcio è forte, una passione forte, infatti ho trovato 4 anni fa questa squadra di calcio amatoriale ovviamente, nella quale appunto ho trovato i miei amici di adesso e 3 volte a settimana ci incontriamo, allenamenti, 2 allenamenti a partita, il classico dell'italiano che fa calcio amatoriale insomma. E poi ho avuto la fortuna di incontrare quella che adesso è la mia fidanzata un anno fa e quindi pian pianino sto conoscendo più persone che sono amici suoi, eccetera. Poi c'è un attimo di difficoltà perché lei è quella che io definisco estonski, cioè la russa in Estonia, cioè, oppure la estone di famiglia russa. Quindi loro tra di loro parlano in russo e io proprio so un po' di estone perché l'ho studiato, ma il russo proprio sono a zero, quindi loro sono molto gentili, parlano inglese perfettamente, molto meglio di me, quindi ovviamente tra di loro, come sarebbe se lei venisse in Italia con
nel mio gruppo di amici, ovviamente tra di loro, poi si comincia a parlare un po' in russo, poi si girano verso di me, magari mi chiedono scusa, mi ripetono in inglese, eccetera, però ovviamente finché non mi metto d'impegno a imparare io un po' di russo, prima o poi arriverà, però comunque sì, altri hobby, non lo so, fare zapping funziona. Vale, vale. No, vabbè, poi mi piacciono i videogiochi, quindi durante l'inverno. Se fa buio e freddo fuori, non mi annoio a casa. Diciamo che cosa mi manca sicuramente, vabbè, la mamma. No, vabbè, gli affetti che possono essere quelli della famiglia, degli amici più i migliori amici, ecco, diciamo così. Ovviamente alla fine io, essendo a Milano, sono a 2 ore di volo, da 2 ore e mezza di volo soltanto, quindi non ho problemi di, non so, dire ai miei amici di venire qua un weekend, oppure mia madre, oppure andare io in Italia, eccetera. Quindi da questo aspetto è vero, mi manca magari avere, che ne so, la mamma qua, infatti quando viene mi cucina come se fossi, non so, 200 kg più grasso di quello che in realtà sono. Direi che è più probabile no, perché innanzitutto perché sono riuscito a comprare casa qua e quindi per 30 anni, ora solo 29 anni, sono ancora schiavo della banca. Però vabbè, se dovessi rientrare ovviamente l'affitterei a una cifra più alta di quella che è la rata del mutuo. Progetti di rientro comunque no, perché al momento non vedo una situazione che mi possa riportare là, a parte che non sto cercando lavoro in Italia, ma comunque non, se anche dovessi andare su dei siti, come si chiamano, agenzie di collocamento, c'è sempre non so, il famoso apprendista con esperienza, no? Quindi io non ho fatto né l'apprendista né ho avuto esperienza in Italia, quindi sarei proprio tagliato fuori. Andare a lavorare alla Decathlon o non so, nella GDO, come si chiama, la grande distribuzione, alla fine non. Sì, magari guadagnerei di più, però non sarebbe qualcosa che mi spingerebbe a farlo. Non sarei comunque felice di infilare sugli scaffali la pasta perché guadagno 300 euro in più e sono in Italia. Quindi rientrare in Italia la vedo per il momento no. E sto bene, quindi sono felice della mia scelta, anche se cambierà, sono felice della mia scelta attuale o momentanea. Com'è cambiata la percezione del popolo estone, se è cambiata, diciamo, dai primi tempi fino ad oggi? Beh, è cambiato in meglio, nel senso che io ho imparato ad apprezzarli di più, a conoscerli di più, e loro hanno apprezzato e hanno conosciuto di più me. Quindi, ovviamente, cioè, arrivando dall'Italia siamo molto, si può dire, focosi, no? Siamo molto. Le emozioni traspariscono facilmente, mentre qua sono molto più chiusi, più nascosti, fanno più fatica ad aprirsi in realtà, perché una volta che si può dire di aver fatto amicizia con una persona estone, poi è il tuo migliore amico, è proprio non c'è una differenza che si può dire, ah sì, l'amico italiano fa così o l'amico estone fa cos'ha, è proprio, c'è solo la fatica di arrivare a questo punto. Però una volta arrivati, secondo me, è veramente, cioè non si trovano differenze. Quindi la percezione si può dire che è migliorata proprio perché prima, poi arrivando appunto da un paese comunque evoluto come l'Italia, si pensa di essere, non lo so, non superiori, però comunque di sapere già le cose, di avere l'esperienza di alcune cose che poi ovviamente, vivendo in Estonia, essendo tu lo straniero in Estonia, sono
esperienze che servono, ma con certi limiti, ovviamente. Qua non si può fare, non so, non si può arrivare a pensare di essere gli italiani in Italia, sia gli italiani in Estonia. Quindi la mia percezione, di nuovo, la mia percezione dell'Estonia e dell'Estone o del popolo estone, adesso che siamo più a pari livello, che posso capirli molto di più, è cresciuta molto. Non sono più gli stupidotti, come si poteva dire prima, ma il clima è rigido, come si può dire. Diciamo che facendo questo lavoro d'ufficio non mi posso lamentare, perché a casa ci sono 21 gradi. Si esce, non so, ci si infila in auto, si accende il riscaldamento, e poi si arriva in ufficio qua, sembra di arrivare alle Bahamas, perché sono sempre 25-26 gradi, cioè si sta anche in maniche corte durante l'inverno in ufficio. E poi, quindi, ovviamente, facessi il postino potrei raccontare di esperienze molto peggiori, però passando 8 ore in ufficio, che arriva il cliente, passando 6 ore in ufficio e poi un paio di ore fuori, eccetera, non posso dire che sia un inverno, non so, che lo sento. Poi la frase tipica estone è tipo: se fa freddo ti copri di più. Quindi uno si copre e si sopravvive. Poi ultimamente gli inverni sono rimasti abbastanza caldi. L'anno scorso sono venuto giù per Natale a Milano al 20 di dicembre, c'erano 6 gradi sopra lo zero, quindi cioè, è una normale temperatura anche di Milano, io sono abbastanza acclimatato. Un'altra domanda da italiano a Vai. italiano: come è cambiato il rapporto con il cibo? Vabbè, è cambiato in bene anche questo, nel senso che a partire dal 2004 ci sono molti più italiani importati in Estonia che hanno aperto ristoranti. Quindi, per esempio, adesso noi conosciamo questi ragazzi che hanno un ristorante proprio di Napoli, ragazzi di Napoli che hanno questo ristorante nella città vecchia e fanno prezzi speciali per il pranzo. Quindi noi italiani proprio usciamo da qua, dall'ufficio, con la bava alla bocca, sapendo che troviamo sicuramente cibo buono, anche perché io sono di Milano, quindi dire già di Napoli, se fosse già a Milano sarebbe un cibo fantastico, dirlo in Estonia è ancora diventata fantastico o sublime, come si può dire. Quindi rientrare in Italia la vedo per il momento no. E sto bene, quindi sono felice della mia scelta, anche se cambierà, sono felice della mia scelta attuale. Momentaneo. Ok, grazie mille. Non c'è problema.